Buon pomeriggio a tutti e benvenuti, bentrovati. Mentre entrano nuovi partecipanti, ecco a voi ciò di cui parleremo oggi, l'Ego Education Spike Essential, che spero di potervi presentare nel migliore dei modi. Vi ringrazio innanzitutto per la partecipazione in una giornata così complessa, perché so che oggi siamo tornati tutti operativi al 100%, so che ci sono i consigli di classe, però ci piaceva avviare il nuovo anno scolastico con una novità. Così, di questo tipo. E siamo già al Luna Park con la nostra creazione di oggi. Mentre le persone entrano e vedo già qualche domanda. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, che lo dice. Vi ricordo che il webinar avviene in modalità webcast, è vero, però oggi siamo qui soprattutto per rispondere alle domande. Per cui, dopo la presentazione e la descrizione, insomma, delle magie che possiamo fare con questo strumento di cui parleremo, saremo qui per rispondere a tutte le vostre domande, a oltranza proprio, fino a notte fonda se ce ne saranno. Comunque vi assicuro che la presentazione resterà nei tempi che ci siamo diciamo preannunciati e poi ci sarà anche lo spazio per le domande che raccogliamo man mano grazie al supporto del mio collega Paolo che è qui che ci assiste dalla regia, per cui se sono domande veloci magari vi risponde direttamente lui in chat, se no me le legge alla fine dell'incontro di oggi e vedremo di rispondere a beneficio di tutti coloro che ci stanno ascoltando. Dunque, mentre le persone entrano, perché vedo che state ancora entrando in tanti, vediamo cosa ci aspetta oggi. Allora, oggi parleremo di una novità di LEGO Education che è arrivata nelle nostre mani da pochissimo. È nuova nuova, quindi parliamo di LEGO Education Spike Essential, un nuovo prodotto di LEGO che conosceremo nello specifico, che è pensato principalmente per la scuola primaria, poi vedremo perché è importante questo target, diciamo. Ma iniziamo con un po' di riscaldamento, perché già dentro, se volete testare se la chat funziona, fatemi sapere chi c'è qui oggi. Io sono Lisa. Da dove, in pratica, ditemi da dove siete collegati. Ecco, così ci facciamo un'idea un po' della mappa. Scrivete da dove siete. Io mi trovo nei nostri uffici centrali, quindi sono a Bassano del Grappa in questo momento. Con le cuffie, spero che mi sentiate un po' Sant'Agata Bolognese, vediamo da Sassari, Udine, Torino, Piacenza. È sempre bello vedere tutto questo quadro d'Italia che si apre dinanzi a noi. Arezzo, Torino, Brescia, Forlimpopoli, mamma mia, grazie mille. Ci piace insomma riuscire. Messina, Verona, cioè chi più vicino, chi più lontano, sono Agrigento, ciao a tutti, anche per chi mi saluta. Allora, perché siamo qua? E veniamo al cuore, insomma, del nostro incontro di oggi. Per chi lo sta già chiedendo, bravi, il certificato, se siete collegati in questo momento, assolutamente vi arriverà, così come vi arriveranno le slide che sono andata a sviluppare per l'incontro di oggi e la videoregistrazione dell'incontro, per cui potrete condividerlo, insomma, o rivederlo se qualcosa non è chiaro, se vado troppo veloce, se mi accavallo per l'emozione con le parole, come spesso accade. Vi ricordo perché siamo qui, Campus Tour è partner italiano di LEGO Education da oltre 20 anni, quindi riusciamo a fornire consulenza completa, dare consigli anche su tutta la gamma dei prodotti LEGO Education, che sono questi prodotti della linea LEGO che non ha bisogno, credo, di presentazioni, pensati appositamente per i contesti scolastici. Qui vedete qualche immagine, appunto, strappata dalla storia di Campus Tour che si interseca fortemente con quella di Lego. Entrambe siamo insomma aziende familiari, ci conosciamo proprio da molti anni e da molti anni credo abbiamo potuto vedere un po' l'evoluzione anche delle tecnologie per la scuola grazie a questa partnership che ci ha dato tanto, ci ha permesso di formarci, sia io che Pietro siamo formatori certificati Lego, per cui ci fa piacere, anche se abbiamo una fantastica Academy di cui vi parlerò dopo, composta da persone ben più entusiasmanti, brillanti, briose di noi siamo sempre a disposizione. In particolare per questi prodotti, quelli nuovi, se volete, siamo
siamo sempre a disposizione per formazioni all'interno delle scuole, formazioni STEM, soprattutto STEM, STEAM. Io di solito mi occupo delle fasce più piccoline, quindi parliamo di infanzia, elementari, primi anni della scuola secondaria di primo grado, Pietro segue i più grandi, ci dividiamo un po' così, assecondiamo le nostre vocazioni. Quindi il sito Lego, scusate, il punto di riferimento Lego Education in Italia è il sito Campus Store, dove c'è una sezione dedicata a Lego Education, dove trovate tutti i prodotti, tra cui tutta la linea Essential descritta nel dettaglio. Quindi vi ricordo anche che nel sito c'è una sezione dedicata ai bandi finanziamenti attivi. In questo momento mi viene da parlarvi soprattutto del bando STEM, perché oggi parleremo di un prodotto STEM, ma ci sono tante altre opportunità attive in questo momento, tra cui quelle per la formazione. Vi ricordo che nella sezione bandi, all'interno di ogni pagina dedicata ai diversi bandi, c'è sempre uno spazio con le informazioni, le circolari ministeriali, esempi di progetto, matrici già pronte e così via. Poi vi ricordo il blog Innovation for Education, che contiene tanti contenuti, appunto, alcuni di quali sono proprio dedicati a Lego Education. Se cercate sia nella sezione Flix, che contiene i video, che nella sezione Academy, che contiene delle lezioni pronte, cercate Lego Education nel menu e trovate tutta una serie di risorse, qui ve ne ho riportate solo un po', che potete scaricarvi liberamente. Sono tutte in italiano, molti sono corsi gratuiti messi a disposizione appunto dai nostri formatori, ve li potete guardare ogni volta che volete, insomma, sono a vostra disposizione. In generale vi ricordo comunque tutti i nostri webinar, che trovate sempre linkati nel blog Innovation for Education, sia i prossimi appuntamenti che tutti quelli che abbiamo tenuto, diciamo, verosimilmente nell'ultimo anno, perché quelli passati tendiamo a rimuoverli perché iniziano a essere un po' vecchiotti, ma insomma facciamo da tanti anni i webinar, sarebbe un po' troppo materiale. E poi vi ricordo i nostri contatti, assolutamente sempre a vostra disposizione, ufficio gare, soprattutto numeri di telefono e mail, contattateci, siamo sempre a vostra disposizione, così come la nostra rete di centri d'assistenza e di installatori. Ultimissima cosa, vi ricordo che Campus Store Academy, il nostro progetto per la formazione, è ente formatore accreditato dal Ministero, per cui anche se voleste una formazione specifica su Lego Education, potete avere una formazione Lego Education certificata messa anche su Sofia. E arriviamo al tema di oggi che mi riempie di felicità, d'orgoglio, di emozione e chi più ne ha più ne metta. Allora, cosa faremo oggi? Focalizziamo gli obiettivi. Conosceremo da vicino Lego Education, di cosa parliamo quando diciamo di Lego Education. Scopriremo cos'è Lego Education Spike Prime Essential, scusate, Spike Essential, lapsus linguae, che si iscrive nel continuum di soluzioni Lego Education, appunto, sviluppate per i contesti educativi, vedremo in cosa si differenzia appunto da Spike Prime, che è questo prodotto che già conosciamo, che lo ricorda, che fa parte, diciamo, proprio di una famiglia che insieme vanno a creare e che con Spike Essential ha diversi punti in comune, non ultimo l'ambiente di programmazione, poi vedremo perché. Poi vedremo come si utilizza Spike Essential, cercheremo di focalizzare per che materie è più adatto, come può essere utilizzato all'interno delle varie lezioni, come può essere calato nella quotidianità delle lezioni, rifletteremo sul concetto di learning system e vedremo in azione, comunque discuteremo di alcune idee di attività. Il punto di Lego Education è uno, imparare giocando. Dal 1932 Lego ha messo questa come missione al centro del suo operato quotidiano, insomma, creare giochi che aiutassero a pensare i bambini. Ecco, con Lego Education ha voluto creare soluzioni educative che aiutassero gli studenti a imparare divertendosi. Quindi in qualche modo è l'altra faccia della stessa medaglia, ecco. È un continuare ad essere felici mentre si impara, cioè portare proprio quell'entusiasmo del gioco all'interno delle proprie lezioni. Allora, ora forse più che mai, oggi più che mai che rientriamo al lavoro, che insomma rientriamo operativi al 100% e che pensiamo quanto si stava bene, magari al mare, magari facendo una bella passeggiata con la propria famiglia, con i propri amici, eccetera, vogliamo riportare quelle emozioni un po' anche a scuola, perché no? Perché ecco, slegarci dal paradigma se imparo devo essere serio, devo essere molto impegnato e molto truce. No.
posso divertirmi e imparare anche di più. Tutto parte da un principio fondamentale ed è una ricerca educativa che sta alle spalle di LEGO Education, che si appoggia non solo alla LEGO Foundation, che è un centro di ricerca appunto, oltre che benefico, ma anche a tante università nel mondo che con LEGO collaborano, non ultimo il MIT di Boston, che appunto approfondiscono ciò che può davvero servire per migliorare il modo in cui si apprende. Ecco, innanzitutto il punto di partenza è uno, che deriva poi dal costruzionismo, da Papert e da Piaget. Il fatto che le mani sappiano più di quello che noi stessi pensiamo. E quindi tutto basato sull'apprendimento hands-on, su un apprendimento che passa proprio attraverso le mani, attraverso l'attività costante su dei modelli o su degli artefatti cognitivi, per citare il maestro, concreti appunto, e che ci permette appunto di apprendere o di renderci conto di cose che sappiamo ma di cui non eravamo consapevoli. Spesso ci accade, no? Quando stiamo facendo un qualcosa, stiamo anche solo facendo un disegno, scrivendo degli appunti, eccetera, che ci venga un'illuminazione, un qualcosa che non ricordavamo di sapere, che non ricordavamo di aver appreso e che improvvisamente ci balena. Ecco, la scintilla scatta proprio lì, quando si attaccano due mattoncini tra loro e si inizia a costruire qualcosa, qualcosa di significativo però, che dia un senso, che faccia parte di un ciclo d'apprendimento olistico. Vedremo infatti che Spike Essential, come tutti i prodotti delle linee LEGO Education, non è solo un insieme di mattoncini, ma è molto di più. Ci sono tante attività pronte, attività per oltre 50 ore di insegnamento già proposto, diciamo, in italiano all'interno del software, che tengono conto di cinque aspetti fondamentali dell'apprendimento olistico. Quindi non solo delle abilità cognitive che è necessario sviluppare quando si impara, ma anche di abilità fisiche specifiche, che nella scuola primaria sappiamo essere in particolare importanti, della creatività, di competenze sociali e di interazione che ora più che mai sono venute a mancare, purtroppo, insomma, in seguito a mesi e mesi che fortunatamente pare ci siamo lasciati per sempre alle spalle, spero, che sono venute a mancare, appunto, quindi competenze sociali specifiche e competenze emotive da parte dei ragazzi, ma perché no anche di noi adulti. E Spike Essential si configura proprio all'interno di un learning system, quindi di un sistema d'apprendimento che vuole essere fluido e declinarsi in vari set, in vari aspetti, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, progredendo per gradi. Nel learning system in genere non si citano i mattoncini per la scuola dell'infanzia, ma io trovo che siano invece fondamentali per andare a costruire quelle che sono delle competenze pregresse che facilitano moltissimo poi il lavoro nella scuola primaria, nella secondaria di primo grado, soprattutto se sono state acquisite, quindi con i set per le STEM o per il coding della scuola d'infanzia proprio basate su Lego. Però fondamentalmente quando si parla di learning vero e proprio, quindi d'apprendimento, di solito si focalizza sullo segmento, diciamo, della, passatemi il termine, scuola dell'obbligo, e quindi si parla di Spike Essential, il nuovo nato, di Spike Prime, che è appunto il suo fratello maggiore, dietro ne vedete alcuni esemplari, e poi Brick Q-Motion, che sono invece i set, uno per la primaria e uno sempre per la secondaria di primo grado, pensati per l'apprendimento più delle scienze, senza la parte del coding, ecco. Sono, perché si parla di sistema d'apprendimento, scusate, perché sono tutti set combinabili tra loro. È proprio questa la grande forza, no, di Lego. Innanzitutto di non darci soluzioni preconfezionate, ma di obbligarci a costruircele le nostre creazioni, i nostri robot, perché oggi di robotica parleremo, ad esempio, ma di crearci un vero e proprio sistema, quindi espandibile con i mattoncini che ho a casa, con gli altri mattoncini della linea e così via, e quindi permetterci di fatto una progressione pressoché costante. Di cosa si compone quindi il nostro amato Spike Essential, di cui magari vi faccio vedere. Questa è la scatola per l'ordinamento, scusate, la somma dei pezzi che ha all'interno, e questa è la scatola, poi ve la faccio vedere magari un po' più nel dettaglio. Allora, di una parte di mattoncini Lego, guarda un po', di hardware intelligente, ovvero
poi lo vedremo nel dettaglio, ma Lab per la programmazione che permette di comunicare con il computer, che è molto compatto perché l'obiettivo qui non è costruire mega cingolati, ma costruire scene a cui dar vita attraverso anche lo storytelling. Quindi si agisce molto sulla combinazione delle STEAM più che, quindi con la, più che delle STEM, quindi delle materie tecniche e scientifiche sì, ma dando largo, largo spazio allo storytelling e alla creatività. Una serie di contenuti e lezioni davvero corposa, davvero ricca, importante, con approfondimenti per il docente, con messe in risalto le varie ricadute curricolari, appunto, delle varie attività proposte. Un ambiente di programmazione e di coding facilissimo, super semplice, accessibile, pensato anche per studenti che non hanno sviluppato abilità di letto-scrittura, quindi penso ad esempio per gli studenti dall'inizio della scuola primaria, insomma, o studenti che hanno magari difficoltà, studenti stranieri, e poi da tanta formazione, formazione certificata che appunto vi possiamo mettere assolutamente a disposizione. Iniziamo dai mattoncini. Allora, che mattoncini abbiamo dentro la scatola? Sono principalmente mattoncini Lego, quindi ecco la prima differenza con lo Spike. Lo Spike è un pochino più basato su mattoncini Technique, perché familiarità con il sistema di costruzione Lego significa che questi hanno un incastro un pochino più semplice. È l'incastro per antonomasia, è il mattoncino Lego per antonomasia ed è l'incastro pensato per i bambini, appunto, un pochino più piccoli, in modo che possano incastrare meglio. Ho meno perni, meno giunti, pur riuscendo a costruire davvero molte strutture mobili, sono strutture più stabili, mi richiedono meno lavoro di fino, diciamo. Con i perni, con gli elastici, eccetera, e questo facilita l'autonomia di lavoro anche da parte dei bambini più piccoli. È composto da tanti elementi, ne ho ben 449. La solita scatola per la conservazione dei pezzi è bella, bella solida, come potete vedere, gialla come quella di Spike, sempre col vassoio diviso in due, scusate, ma io non vedo quello che vedete in questo momento, quindi spero si veda sufficientemente. È divisa in due. Grande differenza rispetto a è una soluzione, scusate, per tutte le materie STEM per la scuola primaria e ha i pezzi di ricambio già inclusi, che è una novità che aveva già introdotto Spike Prime. Qui ha proprio un'autonomia, quindi i pezzi che normalmente tendono ad essere persi più spesso, quindi questa scatolina non va aperta subito quando apro la scatola, è qui per emergenza. Se perdo uno di questi pezzi, sono i pezzi più piccolini, gli elastici che si rompono, i perni e così via, ne ho alcuni di ricambio all'interno della scatola. E poi una serie di adesivi che mi servono appunto a tenere più in ordine il materiale. Mi viene anche spiegato, mi vengono dati dei suggerimenti per tenerlo più in ordine, insomma, quando poi avvio il software. Oltre ai mattoncini, appunto, ne ho davvero di tanti, anche con dei pezzi molto simpatici, pensati proprio per raccontare le storie. Ho il cane, ho le palline perché verrò stimolato a costruire dei giochi, a costruire anche dei videogiochi. Ho dei personaggi che mi aiutano ad alimentare appunto lo storytelling e così via. Ma oltre a questo, ho anche il cosiddetto hardware intelligente di Lego Education, vale a dire l'hub per la connessione con il computer, appunto, che può avvenire sia tramite cavo che tramite Bluetooth. Una matrice LED 3x3, vediamo con il. Se mi date un secondo, la metto in funzione, così vedete anche l'ambiente di. Un piccolo spoiler sull'ambiente di programmazione. Ok, vedete la matrice? Non so se si illumina, vediamo. Sì, si è illuminata. Ok, questa è la matrice 3x3 che posso andare a programmare, poi vedremo come. Poi abbiamo un sensore di colore e due motori, il che ci risolve grandi problemi che si potevano avere, riscontrare, limitazioni, ad esempio su WeDo. Poi lo vedremo nello specifico. Qui avete appunto la componentistica intelligente dettagliata, che può essere ulteriormente espansa.
può essere espansa con cosa? Con i sensori all'interno, contenuti all'interno di Spike Prime, ad esempio, perché vengono letti, essendo che l'ambiente di programmazione è lo stesso, poi lo vedremo, possono essere interpretati. Quindi se avete l'altro set, potete metterli in comunicazione. Un'altra cosa interessante di cui ci siamo accorti è che è vero che non viene specificato che c'è un giroscopio, perché non parliamo di un giroscopio avanzato come quelli per gli adulti, ma all'interno dell'hub è già incorporato una sorta, possiamo chiamarlo di inclinometro, cioè di un sensore che permette all'hub di percepire come viene inclinato e di andare a programmare, a impostare un programma condizionato appunto dall'inclinazione, condizionato dalle posizioni. Quindi permette ad esempio a un veicolo che io vado a creare di orientarsi nello spazio e di seguire una determinata linea, di seguire una determinata direzione, un'ampiezza d'angolo specifica che gli posso andare a dettagliare. La batteria è ricaricabile ed è già inclusa ovviamente all'interno. Quali sono i dettagli su cui riflettere? Vabbè, l'inclinometro di cui vi ho già parlato, il doppio motore che mi permette, al contrario ad esempio del WeDo, di cui di fatto Essential è una naturale evoluzione, mi permette di costruire veicoli che si possano muovere, che possano ruotare, che possano sterzare e così via. Mi permette rotazioni possibili di qualsiasi ampiezza il nuovo programma. Allora, normalmente esistono questi vassoi nei set Lego Education, ma questa è una novità assoluta. Cioè, normalmente, vi faccio vedere, c'è uno Spike Prime qua dietro, i pezzi vengono distinti nei vari quadranti in base alla tipologia di utilizzo. Questo perché si presuppone di avere a che fare con studenti più grandi che quindi vadano a concentrarsi, ok, qui ci sono tutti i perni. Qui ci sono tutti, che ne so, i mattoncini uno per uno, quelli piccolini. Qui ci sono tutti i mattoncini più grandi. E quindi vadano un po' a ragionare su questa cosa. Essendo che Spike Essential vuole essere proprio di immediata fruizione, anche per i più piccoli, quindi veramente a partire dai 6 anni, e di immediato accesso e autonomia da parte dei ragazzi. I pezzi vengono distinti non più per tipologia ma per colore. Quindi i vari vassoi sono assemblati perché è più facile per un bambino di quell'età, gli studi lo dimostrano, andare a individuare un pezzo di cui ha bisogno cercandolo per colore invece che per tipologia. E quindi poi dover cercare la tipologia specifica del mattoncino che gli serve in un insieme molto più circoscritto rispetto a dover cercare in tutta la scatola. Questo è importante. Il Lab è davvero compatto, come vi dicevo, perché è pensato come un qualcosa che deve dar vita a delle creazioni più ampie che vado a fare con i mattoncini. Questo è un dettaglio importante. E poi la cosa fondamentale è finalmente un set di robotica educativa in cui non vado a fare solo macchinine. Ecco, le macchinine sono bellissime, bellissimi i veicoli, bello fare. Guardate, ne ho fatto una anch'io. Questa è per entrare in una caverna, poi magari ne parleremo. Sono bellissime, bello seguire le linee, bello andare veloce, bello vedere qual è la macchinina che arriva più lontano, però ormai di macchinine ce ne sono molte quando parlo di robotica educativa. Spesso però c'è solo la macchinina e questo è il punto. Allora, uno, comunichiamo agli studenti che la robotica educativa è solo lavorare su veicoli, boh. E poi se a uno non appassiona, non interessa, non piace il veicolo, cosa facciamo? Non lo coinvolgiamo nella lezione? Oppure, se non hanno spazio all'interno della scuola, gli studenti non si possono muovere, ad esempio, da postazioni fisse, come faccio con i veicoli che si muovono nello spazio? Ecco, allora io ho un kit molto più complesso, in cui sì, mi vengono proposte tra le attività anche dei veicoli, ma mi viene proposto molto di più. Mi viene proposto di costruire, ad esempio, un flipper, mi viene proposto di costruire una ruota panoramica, mi viene proposto di costruire un'altalena, un mostro mangiarifiuti, o persino un aiutante che mi permetta di fare i compiti in modo più divertente, ecco, interagendo con me. Ecco che le proposte sono davvero tante, poi vedremo come vengono raggruppate. Qui avete alcune indicazioni di quelle che sono solo alcune delle attività proposte. E anche nelle parole, nel nome delle attività, ecco, a volte fanno sognare. Spesso a me piace vedere il software, come vi dicevo, è interamente in italiano, però poi impostare la lingua che preferite, ad esempio se avete altri studenti, se siete in una scuola bilingue e così via. Allora io di solito mi vado a vedere sempre anche la versione in inglese,
Me lo riposto in inglese perché? Perché i software e l'education vengono spesso aggiornati da remoto, ma il primo aggiornamento che arriva è sempre quello in inglese, sempre con qualche giorno di precedenza, eccetera. Quindi di solito io me lo tengo così. Ed è interessante perché a volte i nomi in inglese sono più descrittivi, altre volte lo sono di più quelli in italiano, dipende dall'abilità del traduttore. Però, ad esempio, questo primo veicolo che vedete in italiano viene chiamato idroscivolante, che può piacere, a me piace particolarmente il suono, però magari non ricorda esattamente a cosa può servire. Ecco, in inglese praticamente la traduzione è la nave per la palude, esatto, in giro per la palude con una nave, insomma, una cosa del genere. E se lo vedete, effettivamente io quando ho letto la palude, eccetera, e viene proprio raccontata una storia che spiega ai bambini perché devono andare a costruire questo veicolo che si possa muovere all'interno di una palude, a me è venuto in mente, non so se qualcuno di voi lo conosce, il cartone di diversi anni fa, che era Bianca e Bernie, e basta, non Bianca e Bernie nella terra dei canguri. E proprio si svolgeva gran parte del cartone all'interno di una palude dove questi due topolini dovevano andare a salvare una bambina. E quindi si vedono effettivamente queste imbarcazioni per muoversi nelle paludi che sono effettivamente molto suggestive. Ecco, allora, legare una storia magari di questo tipo e farla ricreare ai bambini attraverso dei personaggi o attraverso delle scene che possono mettere davvero loro in movimento, a cui loro possono dar vita attraverso il loro ingegno, attraverso il coding, credo che sia potentissima come attività. E poi, come abbiamo detto, appunto, tutto ciò avviene grazie a un'app, una nuova app. Dico nuova, voi direte grazie, il prodotto è nuovo, è ovvio che l'app è nuova. Sì, è nuova, però è interessante perché è nuova anche per chi aveva Spike Prime, quindi la soluzione per i più grandicelli, diciamo, di Lego Education. Quindi Spike Prime avevano una sua applicazione a parte. La cosa super geniale che sono riusciti a fare, devo ancora capirlo a livello te tecnico, è che hanno lanciato questa nuova app che supporta sia Essential che Prime. Non mi piace chiamarlo principale, nonostante lo troviate nell'app tradotto, perché non credo che sia una traduzione fedele. E quindi di solito mi piace di più usare i termini in italiano, però principale non credo che renda il senso, ecco, in questo caso, quindi perdonatemi, ma sono pur sempre filologa in una vita passata, quindi questa cosa in me emerge. E la cosa bella, dicevo, che sono riuscita a fare è che se voi scaricate la nuova app, lo potete fare anche immediatamente, magari vi lascio il link diretto in questa slide quando poi ve la mandiamo. La cosa bella è che se voi avevate già Spike Prime e avevate fatto dei progetti, scaricando la nuova app, vi ritrovate tutti i vostri progetti vecchi già all'interno, quindi è una cosa straordinaria. Riuscite a farlo però solo se la vostra app era sufficientemente aggiornata, non aggiornata ieri, però aggiornata negli ultimi mesi, insomma. Se non l'aggiornavate da 2 anni, vi conviene disinstallarla e installare la nuova app e sperare che qualcosa si sia salvato, se no vi si blocca. Però se invece facevate attività, insomma, anche solo un anno fa con Spike Prime, riuscite a farlo. Ho provato, quindi, ho provato con computer e tablet messi in diverse situazioni. Questo è interessante perché mi dà un unico ambiente in cui io semplicemente scelgo, ok, oggi lavoro con Spike Essential e quindi vado nel suo ambiente di programmazione che ha un doppio linguaggio. Vedremo dopo a icone e a blocchi testuali. Oppure voglio progredire, vado in Prime, che anche lui un doppio linguaggio di programmazione, ha blocchi testuali, oppure in Python, in Java, insomma, con una codifica di testo a tutti gli effetti. E veniamo proprio al tema fondamentale che è il coding, poi lo vediamo magari un po' insieme direttamente dentro l'app. Allora, innanzitutto completamente in italiano, per cui anche i blocchetti di testo, io qui ve li ho copiati semplicemente perché avevo l'immagine già fatta con l'ombreggiatura un po' carina dall'inglese, ma poi ve li mostro, sono in italiano, sono sviluppati da Scratch 3.0, cioè Scratch 3.0 in italiano, adattato per l'utilizzo
con questo robot didattico. Io posso scegliere sia un tipo di linguaggio che un altro. Le attività, essendo proposte in forma, diciamo, graduale, alcune sono, diciamo, principalmente focalizzate sulle icone, altre principalmente focalizzate, anche nelle istruzioni passo passo, sulla programmazione a blocchi, appunto. Però nulla mi vieta di poi personalizzare e far mio, insomma, il programma e andarlo a modificare come preferisco. Si dice appunto che ha una doppia grammatica di codificazione, due linguaggi di codice, appunto. Ciascuna attività che viene proposta ha inoltre l'indicazione chiara delle materie supportate, quindi non è faccio coding per fare coding, ancora una volta, o meglio, laddove si insiste molto sull'aspetto della tecnologia, la cosa viene evidenziata. Se no, è evidenziato che, ok, sto utilizzando il coding per fare scienze, per fare matematica, per fare un'attività di riflessione sulla lingua e così via. Presenta già all'interno delle attività già pronte per First Lego League Explore, quindi per la competizione di robotica educativa, di cui dopo vi segnalo perché sono aperte le preiscrizioni, rivolta agli studenti più giovani, quindi gli studenti della scuola primaria. Sapete, no, non so se lo sapete, Lego Education organizza ogni anno una competizione di robotica educativa aperta a tutte le scuole. In Italia il referente nazionale, Museo Civico di Rovereto, che la organizza però poi in diverse tappe in giro per l'Italia. È una bella attività perché viene dato molto materiale su cui lavorare durante tutto l'anno scolastico e poi gli studenti si confrontano con studenti provenienti da altre scuole. Anche online se c'è bisogno, insomma, se le condizioni non permettono di spostarsi e si confrontano appunto su piccole sfide, ovviamente calibrate sulla loro età, pensate però su problemi reali che il mondo deve affrontare, insomma. È molto motivante, c'è una fase, diciamo, per i ragazzi più giovani, una fase per i ragazzi invece delle, diciamo, medie e superiori ed è molto interessante. Ecco, alcune attività, diciamo, già preparatorie a First Lego League Explorer sono già inserite all'interno del programma. E poi vi sono attività che prevedono la combinazione del set con Brick Commotion, che è appunto un altro prodotto della gamma Lego Education. Qui vedete appunto i due estratti, due esempi della programmazione che può avvenire con Lego Education. Beh, vi spiego un attimo il contenuto, anzi andiamo a vederla, dai. E poi torniamo alla presentazione. Allora, chiedo alla regia cortesemente di segnalarmi, anche semplicemente in cuffia, se non si dovesse vedere il mio schermo. Ok, allora, questo è il programmino che avevamo visto prima. Questa è la programmazione a blocchi, a tutti gli effetti, a icone, scusate, che può avvenire con questo ambiente, diciamo, passatemi il termine, semplificato. Ovviamente qui voi vedete un programma già abbastanza articolato, che io ho sviluppato un po' giochicchiandoci, però ovviamente si viene guidati passo passo prima di arrivare qua. Qui siamo già al secondo gruppo di attività, siamo già a un'attività abbastanza, non dico avanzata, però non base, ecco, non iniziale. Qui sotto vedete un estratto dei comandi che si possono avere a disposizione. Ci sono anche dei suoni bellissimi, quelli non ve li riesco a far sentire purtroppo, è un limite della piattaforma del webinar. Se li sto sentendo io non li riuscite a sentire voi, però ripeto, ve lo potete scaricare liberamente il programma, vi mando appunto il link così che possiate farlo, insomma, non appena ricevete le slide e giocate un pochino, insomma, è la cosa migliore. Scusate, ho sentito il robottino, infatti. Diamogli un attimo per riprendersi e niente, nel frattempo qui vedete semplicemente lo connetto, io gli dico che lo connetto via Bluetooth, infatti lui non lo vede perché l'avevo spento. Ok, vediamo se stacco il cavo anche il computer, male non fa. Sì, non uso l'USB perché siamo via.
siamo in webinar e siete in 2000, tipo, quindi eviterei, diciamo, di sfidare la sorte. Magari gli diamo un attimo per riprendersi. Prima avete visto come ruotava felicemente. E vediamo un attimo appunto come si configura l'app. Allora, qui tutti i miei progetti. Io qui avevo appunto anche i progetti che avevo fatto con Spike Prime, li ho portati proprio all'interno. Ho le istruzioni di montaggio separate se voglio, ho le diverse unità di apprendimento che adesso vedremo. Ma ho innanzitutto l'avvio. All'interno dell'avvio mi vengono dettagliati tutte le parti intelligenti, diciamo, del set. Mi viene spiegato come funzionano, come posso azionarle, a cosa servono e mi viene spiegata anche la parte di programmazione a blocchi di parole, ad esempio, perché come immaginerete, scusate, come sempre io sono un po' impetuosa, è quella che se sto lavorando con l'icone forse mi viene meno attuale, ecco. E qui viene proprio spiegato passo passo come devo utilizzare i blocchi di parole, vedete, semplicemente trascinandoli. Quindi avvio del programma, questo è il motore e così via. E quindi li posso attivare semplicemente trascinandoli. Qui a lato mi viene detto cosa devo fare. Ok, ci tenevo solo a farvi vedere almeno le unità. Ok, per farvi vedere come si presentano. Come vedete, appunto, ho diverse unità di apprendimento divise per macro gruppo. Poi ve le sintetizzo in una slide. Ma appunto, come vedete, non ho delle unità in cui mi metto, ok, adesso impariamo il pensiero computazionale. Adesso impariamo le forze o la velocità o ragioniamo sul concetto di numero. No, mi viene detto andiamo a fare follia a Luna Park, andiamo a viaggiare, viaggiamo insieme, creiamo delle invenzioni, delle creazioni eccentriche, facciamo una sfida di robotica, andiamo a avere insieme grandi avventure. Ecco, già la proposta dell'attività è basata su uno storytelling. Per una delle lezioni, infatti, mi viene proposta una piccola storia che posso condividere con gli studenti anche attraverso il monitor, ad esempio, della classe, quindi viverla tutti insieme, che è vissuta da questi quattro personaggi che caratterizzano il set, che lo compongono, ve ne ho parlato prima, che sono, ciascuno dei quali ha una personalità e delle aspirazioni, anche se sono bambini, dei ragazzi che stanno studiando, e che vogliono fare qualcosa, ogni loro vuole fare qualcosa di diverso, da grande e ha un'indole differente. E loro proprio si ritrovano a vivere delle avventure, ad esempio vanno in campeggio e vogliono vedere gli animali, ma a un certo punto gli viene sonno. Allora, come possono fotografare comunque gli animali o sapere comunque che potranno vedere gli animali anche quando stanno dormendo? Allora gli studenti vengono sfidati a costruire delle creazioni che ricreano il set di un campeggio e che permettano loro di risolvere il problema o di concludere la storia che i personaggi appunto illustrati dall'applicazione fanno vedere e mettono in scena. All'interno, vi faccio vedere il parco dei divertimenti che è il mio preferito, ah no, forse non vi ho fatto vedere una cosa, scusate. Come vedete, mi viene spiegato cosa posso, su che materie, su che competenze andrò a lavorare all'interno di quell'unità di apprendimento. Ad esempio, sull'esterno, sull'informatica, quindi sul coding, e sulla narrazione. Qui sullo STEM e l'ingegneria. Ingegneria è un concetto che in ambito anglosassone esiste molto, fin dalle elementari, quindi non si parla di ingegneria a livello delle superiori, si intende fondamentalmente la progettazione, la costruzione di modelli e la risoluzione di problemi, ecco, in quel modo applicare la logica ingegneristica a problemi reali, anche semplici da scuola, con i bambini piccoli. Come vedete, all'interno mi viene spiegata, diciamo, all'interno di questa unità di apprendimento su cosa si basa, e poi ho tutta una serie di lezioni che mi vengono proposte. Vediamo ad esempio la ruota panorama rotante, che è quella con cui ho accolto all'inizio della lezione, come viene proposta. Ok,
Ok, mi viene proprio proposta una storia, io vado avanti molto veloce, la vedete rallentata perché siamo connessi in tantissimi a questo webinar, quindi ho il computer estremamente appesantito, però fondamentalmente vedete, mi viene prima spiegata una storia, una sorta di storia da condividere con gli studenti, poi mi vengono date le istruzioni per la costruzione del modello che dovrò fare, andiamo avanti molto veloce. Qui visualizzo tra l'altro un modello che sto andando a costruire. Mi viene mostrato come dovrebbe apparire il mio modello alla fine della costruzione e poi mi viene spiegato come fare il programma. Ok, mi vengono già date delle indicazioni, mi viene detto come partire, ma vengo già stimolata a modificare il programma sulla base di indicazioni o richieste specifiche che mi vengono, diciamo, date dal software. Allora. Ok, quindi in breve, insomma, qui vedete, spero vi siete fatti grosso modo un'idea di quanto può avvenire. Dopodiché, quando ho avviato in qualche modo il programma, finalmente il programma si è avviato, io qui, come vedete, ho fatto un programma un pochino più complesso rispetto a quello. Quindi cosa gli ho detto? Io qui ho usato del codice, diciamo, buone. Quando avvio il programma, quindi questo significa quando avvio, fai partire il motore a piena potenza, ma avrei potuto dirgli anche più piano, ma a me piacciono le cose esuberanti, diciamo. Dopodiché avvia a ruotare il motore in senso orario per 10 volte, attiva la matrice così a scacchiera, perché mi piaceva fatta così, ma si può impostare come volete. Ripeti questa cosa per 2 volte, dopodiché fai partire, diciamo, un'animazione sulla matrice casuale, i dadi significano casuale, e ripeti tutto questo per 10 volte, dopodiché fermati. Perché? Perché io voglio una creazione dove i miei personaggini, che sono andati a posizionare sulla ruota panoramica, abbiano la possibilità anche di scendere, perché altrimenti fanno solo questo di gioco. Io invece devo stare un vero e proprio Luna Park, perché come vedete questa unità di apprendimento si basa proprio su questo, sul fatto di andare a costruire diverse giostre e andare a migliorarle anche. Quindi spingere in qualche modo i bambini a guardare la realtà intorno a loro e migliorarla grazie al loro ingegno. Un secondo. Nel frattempo, leggo un paio di domande. Allora, l'alimentazione come avviene? Avviene c'è una batteria ricaricabile all'interno e un cavetto di alimentazione proprio tradizionale, diciamo, micro USB da una parte, un USB dall'altra e può essere quindi alimentato attraverso dispositivi, diciamo, basati Ok, proviamo a fare così, provo a chiudere il programma, scusate. O meccanismi appunto basati sul, scusate, o a dispositivi tipo computer, tipo la LIM, se, o il monitor se lo prevedono, che abbiano una presa USB che possa essere usata anche come alimentatore esterno o da appunto alimentatori che abbiano l'attacco USB. Ci sono 4 persone, scusate, scusate per chi sta facendo domande. Vedo l'icona Java. Allora, è software Lego che ne fa uso? Sì, non per lo Spike Essential, ma per Spike Prime. Quindi assolutamente. Per chi chiede invece rispetto a, allora, perché classe è dedicato, per tutta la primaria vi direi, fondamentalmente, ed è la sua prima vocazione, quindi dalla prima alla quinta assolutamente. Altre, diciamo, possibilità vanno valutate di caso in caso sulle scuole. Diciamo che l'ideale, se bisogna se scegliere, sarebbe primaria Spike Essential, secondaria di primo grado Spike Prime. Per chi chiede invece per l'infanzia,
nel senso che dipende, appunto, poi ognuno conosce i propri studenti, però qui inizio a avere dei pezzettini non proprio grossi. È chiaro che tra gli ultimi mesi della scuola dell'infanzia e i primi mesi della primaria cosa cambia? Sono d'accordo con voi. C'è però da dire che insomma bisogna valutare di situazione in situazione. Posso trovarmi in classi della primaria dove non riesco a usarlo fino alla fine della prima, posso trovarmi in situazioni all'infanzia dove per tutto l'ultimo anno riesco a farlo. Dipende. Ovviamente il ruolo poi fondamentale dell'insegnante è proprio quello. Qui, ecco, questo è fondamentale. Nel frattempo è riaperta la presentazione, a quanto pare. Per quanto riguarda i set specifici per l'infanzia, per chi lo chiedeva, non sono dotati di queste scatole, perché sono scatole abbastanza che richiedono dimensioni, insomma, dei pezzi, dei mattoncini, eccetera, non così significativi. Ne vedete una alle mie spalle, guarda, ve ne prendo una così vi faccio anche vedere le differenze con Spike Prime. E un attimo. Ok, come avete visto, il set di mattoncini appunto è significativamente grande quando si tratta dei duplo, proprio perché il pezzo di per sé è molto grande, quindi sarebbe molto difficile, insomma, riuscire a gestirla diversamente. Ta ta ta. Per quanto riguarda invece Spike Prime, che prima vi spiegavo perché è più indicato per le medie, per le attività che vengono proposte sicuramente, ma anche perché, come vedete, si compone di pezzi decisamente più, vediamo se li vedete, adatti, diciamo, a proprio una capacità anche manipolativa maggiore, più basato proprio sul concetto del technique, quindi dell'ego technique, per cui richiede anche, oltre a proporre delle attività sicuramente più complesse, richiede una capacità di manipolazione maggiore. Vediamo di ricapitolare un attimo. Allora, abbiamo detto 449 pezzi assolutamente presenti. L'ambiente di programmazione a doppia interfaccia. Appunto, abbiamo i due linguaggi. Abbiamo oltre 50 ore di lezione già proposte con la modalità che prima vi ho illustrato. Alla fine di ogni unità d'apprendimento che abbiamo visto, c'è una rubrica valutativa d'apprendimento davvero utile, molto dettagliata, che permette di certificare, quindi che vi dà delle indicazioni sulle cose che dovreste osservare dopo aver fatto determinate attività con appunto il sistema Lego Education, che appunto vi permette di illustrare adeguatamente come dovrebbe essere misurata in qualche modo la competenza in uscita da parte degli studenti e su quali competenze sono andati a lavorare. Competenze di cui parlo sono sia hard che soft. Cosa significa hard che soft? Che ho appunto delle competenze hard che mi vengono indicate, che possono essere appunto tipiche le materie appunto della tecnologia, della matematica, le materie tecnico-scientifiche. Ecco finalmente che arriva la presentazione, così ce l'abbiamo anche sotto e la possiamo utilizzare. Contenuti e lezioni, quello che siamo andati a vedere ed era un po' quello che vi stavo dettagliando.
appunto avete sia unità a tematiche differenti, siamo andate a vedere all'interno del software. 38 lezioni complete passo passo, più le rubriche valutative, più gli approfondimenti per l'insegnante, per un totale di circa 50 ore di attività pronte. Obiettivi e materie coperte, diciamo, o indirizzate in evidenza e attività basate sul modello pedagogico delle 5E. Modello pedagogico delle 5E l'avevamo visto, giusto per non far durare l'incontro 6 ore oggi, l'avevamo visto in un incontro la primavera scorsa. Io lo faccio sempre vedere e lo approfondisco nelle formazioni certificate Lego Education. Richiede ovviamente una formazione un po' più lunga rispetto a quello che possiamo vedere su webinar, ma non è un modello legato solo a Lego Education, è un modello molto diffuso, pedagogico, appunto basato su questi 5 step. Avanti, per favore. Ok, poi i contenuti vertono soprattutto sulle STEM e questo è fondamentale, ma ci sono estensioni quindi sulle STEM. Io quando dico STEM non mi riferisco alle singole materie che compongono l'acronimo, perché questa è la valenza, ma mi riferisco a un approccio, diciamo, trasversale che tenga conto di poter lavorare su più materie contemporaneamente con un approccio estremamente esperienziale, con un approccio estremamente interattivo tra materie differenti. Appunto, ma con approfondimenti poi verticali sulle scienze, sulla lingua, parlo della narrazione, quindi la capacità di raccontare storie, sulle arti e sulla matematica. C'è una funzione molto particolare, Emerging Readers, che però al momento è solo in inglese, che consiglio però se siete scuole bilingue, eccetera, scrivetemi, ve la spiego molto volentieri perché è molto bella. E poi appunto risorse per insegnanti aggiuntive online. Prossima. Ok, vi faccio un esempio. Quando qui vi ho messo 3 attività e vi spiego come vengono illustrate. L'abbiamo visto già all'interno dell'app. Appunto, l'attività viene illustrata attraverso una storia di partenza, un racconto, diciamo, che si basa su una storia da concludere o su un problema da affrontare. Viene messo 3 ad esempio per capire come vengono impostate. Ad esempio, allarme animali. Viene raccontata una storia, l'obiettivo e ciò che viene richiesto agli studenti è quello di costruire appunto un'invenzione che permetta ai personaggi della storia di poter fotografare gli animali anche quando stanno loro personaggi, i loro uomini stanno dormendo. E viene proprio evidenziato anche nelle risorse dell'insegnante che l'obiettivo di questa attività è quello di dimostrare da parte del bambino di comprendere i concetti di causa ed effetto e creare un'invenzione di conseguenza. L'idroscivolante, o appunto la nave della palude, come ve l'ho illustrata prima, l'obiettivo di questa attività è quello di identificare e risolvere un errore perché il programma che viene fornito da Lego Education è sbagliato. Quindi viene dato un programma. Viene chiesto al bambino o allo studente di avviarlo, quindi di coprirlo passo passo, avviarlo. Il programma non fa quello per cui viene richiesto. Nel passaggio successivo viene proprio suggerito dal software: ok, forse qualcosa non è andato esattamente come ci aspettavamo. Riesci a individuare l'errore nel programma che io ho proposto? Quindi si sviluppa moltissimo la capacità di analisi da parte del bambino, di vedere il problema, quindi di porselo e di risolverlo di conseguenza. O nell'esploratore artico, l'obiettivo è imparare ad utilizzare dei precisi comandi direzionali. Quindi ho finalmente il lato veicolo e sviluppare un vocabolario adeguato di conseguenza e allenarsi a esporre un problema complesso in parti minori. Avanti. Al centro di tutto ciò c'è lo storytelling. Non parlo del veicolo, della costruzione, dell'oggetto che sto facendo. Non viene avviata un'attività dicendo ok, adesso costruiamo l'altalena. Parto e inizio una storia da un contesto reale. Viene sviluppata la voglia di mettersi in gioco da parte del bambino, la voglia da parte dello studente di capire
cosa può fare in qualche modo per migliorare, per osservare il mondo che lo circonda, per migliorarlo e capire anche che l'apprendimento mi serve proprio a quello. Ecco, allora, per prevenire quella famosa domanda, l'abbiamo vista nell'incontro che avevamo dedicato alle difficoltà di matematica durante l'estate, la famosa domanda che spesso viene posta dagli studenti: a cosa serve questa lezione? A cosa serve questa cosa che mi stai spiegando? E appunto, ne abbiamo riso e abbiamo visto questa cosa molto da vicino. Ecco, in questo modo risulta fin da subito evidente perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. Cioè, lo studente sa: ok, sto imparando questi principi matematici, perfetto, perché mi servono a capire esattamente come calibrare la mia macchina per riciclare i rifiuti, ad esempio. Quindi è tutto motivato attraverso delle storie che contestualizzano. Perché questa importanza? Perché io insisto così tanto? L'education stessa non insiste così tanto su questo aspetto, ne parlano così tanto. Perché io ve lo propongo qui? Perché credo che sia la vera chiave di volta, il vero elemento distintivo di questo set, mettere lo storytelling al centro. E ve lo spiego perché, se mi assistono con la prossima slide. Perché ho una storia al centro supportata da un'attività ludica e pratica. Allora, l'attività ludica e pratica aiuta a fissare i concetti, la storia aiuta a ricordare quei concetti che ho fissato, il percorso, il problema che quella storia prevede, o il finale aperto, il finale irrisolto che deve essere chiuso in qualche modo da bambino con le proprie mani, aiuta a interiorizzare la competenza appresa, che entra appunto all'interno di un percorso più complesso. Prossima. Perché? Perché lo storytelling è una chiave a tutti gli effetti per imparare meglio. Noi come esseri umani, e questa è scienza cognitiva, non amiamo imparare dalle regole, preferiamo farlo dalle storie. Fin dall'antichità le storie sono state lo strumento principale attraverso cui l'uomo ha trasmesso informazioni, ha rafforzato la coesione all'interno di un gruppo e ha allenato il cervello a fare pratica con le opzioni, con problemi che si sarebbe trovato a risolvere poi nella vita pratica. In qualche modo erano una palestra le storie, lo sono ancora, ed è il motivo per cui, lo sapete voi molto, molto meglio di me, qui vengono ancora utilizzate tanto. Perché? Perché le storie sono reali, rappresentano la complessità, cosa che regole, le nozioni, i semplici concetti non sono in grado di rappresentare, mentre i bambini lo sanno istintivamente fin da subito, gli studenti lo sanno che la realtà che li circonda è fatta di una complessità che la storia è in grado di studiare, di sintetizzare, interiorizzare e dar loro in qualche modo inserendo all'interno della storia stessa dei concetti che trovano immediata risonanza, immediata risposta. La storia poi semplifica, tende a semplificare la realtà. Un principio alto sulla carta, un concetto che espresso, diciamo, solo come forma di definizione sembrerebbe difficilissimo, di fronte a una storia che prende vita grazie ai mattoncini Lego che i bambini stringono nelle loro mani, diventa estremamente semplice da afferrare, da capire. Poi la storia connette, aiuta a abituare gli studenti ad ascoltare gli altri, a diventare chiari ed efficaci comunicatori per parlare con gli altri. Aiuta a mettersi nei panni di un altro, ecco perché sono importanti i personaggi, questi personaggini che sono all'interno della scatola, no? Mi vengono in mente le parole di Atticus Finch, di qualcuno scusate, del Buio oltre la siepe, che per spiegare ai suoi bambini un problema di fatto razziale, il problema che sta attraversando la città in cui abita, dice proprio: bisogna indossare le scarpe di un altro e camminarci per un po' per capire davvero cosa prova e se è una persona simpatica o no. Lo dice per parlare con Scout, che è quella sua bambina di 8 anni. Ecco, la bambina capisce davvero questa cosa che lui gli dice semplicemente, scusate, le dice semplicemente come consiglio all'inizio della storia, la capisce dopo ben 3 estati che si ritrova a vivere all'interno di una storia. In qualche modo, e arriva a realizzare
suo padre voleva insegnarle proprio perché si è trovata a vivere all'interno di, possiamo dire, un fatto avventuroso che le ha spiegato quel concetto che non aveva capito quando le è stato semplicemente comunicato. Passiamo alla prossima slide. Le storie poi chiarificano, aiutano a capire dei concetti che sulla carta o sulla parola semplicemente detta non risultano così immediati, ci aiutano a forgiare la nostra idea. Attraverso le storie, pensateci, io quando leggo un libro, quando vedo un film, capisco sempre qualcosa di me anche, capisco, penso su un determinato argomento, capisco quali sono i valori che mi muovono, che mi sono ad alzarmi ogni giorno, capisco come vivo determinate esperienze, che emozioni mi smuovono determinate immagini, determinate situazioni. Le storie mi insegnano quindi non solo a guardarmi intorno, ma anche a guardarmi dentro. Possiamo simulare esperienze in un ambiente sicuro attraverso le storie? No, torniamo indietro. Possiamo risolvere problemi attraverso le scuole? Possiamo essere spinti all'azione attraverso una storia, ad esempio, con finale aperto, come molte di quelle che mi vengono descritte da Spike Essential, e poi soprattutto si basano sul fattore umano. Ecco, ci ricordano che la tecnologia, le STEM, non sono qualcosa per parlare con le macchine, per essere rimpiazzati dalle macchine, ma sono un qualcosa, e lo insegnano ai bambini, che ci permette innanzitutto di riflettere da attori della tecnologia e poi ci permettono di riflettere sul modo in cui le invenzioni e la nostra inventiva possono migliorare soprattutto la nostra esperienza umana. Ecco, prego. E poi l'ultima parte che compone Spike Essential è la formazione. Prego. Vi ricordo appunto che Campus Store Academy è ente formatore accreditato dal Ministero, questo appunto è solo un corso d'avvio, questo con Spike Essential è solo un lancio e vi chiedo ancora scusa per il problema tecnico riscontrato così a metà percorso insieme, spero non sia stato troppo terribile, ma soprattutto è fondamentale appunto fare anche una formazione più approfondita, cosa che vi possiamo fornire appunto come Campus Store Academy, in quanto oltre ad essere formatori certificati abbiamo al nostro interno diversi formatori certificati da Lego, quindi siamo formati a Billund e abbiamo insomma la possibilità di certificare la formazione proprio secondo i criteri di Lego Education. Prego. La formazione è in parte descritta nel sito dedicato alla formazione di Campus Store, che è appunto campusstoreacademy.it, ma per ogni informazione potete scrivere la formazione che c'è a campusstore.it o chiamarci. Prego. Vengono approfonditi appunto contenuti curricolari e competenze trasversali di ogni set, di ogni applicazione, di attività che si passano. Formazioni estremamente hands-on di solito prevedono che la scuola abbia il materiale o può richiedere noleggio del materiale per la durata del corso in modo da poter avere un apprendimento davvero efficace e attivo che porti all'immersione insomma di quelli che sono i punti di forza di ciascun set. Ad esempio per Spike Essential i contenuti curricolari e competenze trasversali su cui si lavora sono sulle STEM, quindi sulle scienze, sulle tecnologie, sulla progettazione, che è un po' il discorso che facevamo prima sull'ingegneria, quindi questo lavorare per progetti, costruire un qualcosa che risolve un problema, sulle arti e sulla matematica. Per quanto riguarda le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, Spike Essential permette di sviluppare creatività e innovazione, pensiero critico, capacità di porsi problemi e di risolverli, comunicazione e collaborazione tra studenti, collaborazione reciproca, quindi rivelandosi davvero una soluzione STEM completa. E poi ovviamente racchiude tantissimo divertimento, che è la cosa principale per cui siamo qui tutti insieme oggi. Altre utili opportunità, e poi risponderei alle vostre domande, per chi ha resistito così tanto appunto sono qui a disposizione. Vediamole. Allora, vi ricordo innanzitutto la First Lego League, sono aperte le preiscrizioni, è una competizione di robotica, si può partecipare anche con Spike Essential, il set che abbiamo visto oggi, e è un'opportunità davvero unica per costruire delle lezioni
significative, cioè potete voi di fatto lavorare tutto un anno su un progetto che diventa davvero motivante per gli studenti, poi spingerli a confrontarsi con studenti di altre parti d'Italia, di altre classi, è davvero molto motivante come competizione e come attività in genere, piace tanto. Trovate maggiori informazioni cliccando sulla slide di fatto che vi lascio. Poi vi ricordo che abbiamo lanciato una campagna per Spike Prime invece, quello per i più grandi, in cui si poteva iscriversi per riceverne uno nella propria scuola per un periodo di tempo limitato. Vi volevo solo rassicurare in tal senso, nel senso che visto l'anno particolare, abbiamo preferito farvi rientrare in classe con calma e quindi annunceremo, tra virgolette, prenderemo contatto con le diverse scuole che hanno fatto richiesta dopo il 20 di settembre. Poi vi ricordo appunto che abbiamo tantissima formazione STEM a disposizione, non solo la certificata LEGO Education, ma tante possibilità grazie ai nostri formatori STEM. Abbiamo davvero tantissime possibilità tra cui scegliere. Abbiamo Alessia, Luca, Micaela, Rodolfo, la Paola, ce ne sono tantissimi, insomma, bravissimi e sempre a disposizione, ciascuno col suo taglio, ciascuno con la sua personalità. Potete scegliere. E un po' ve ne potete fare un'idea andando su Campus Store Academy, i corsi in base alla tematica, in base al prodotto che volete approfondire, ma non devono essere per forza di prodotto, abbiamo tantissimi corsi sulle metodologie, sulla valutazione anche a distanza e così via, oppure in base al formatore, per quello vi parlavo proprio di loro, potete richiedere i formatori, sapete che alcuni sono molto molto richiesti, bisogna armarsi un po' di pazienza, ecco. Prego, avanti. La formazione nostra può venire ovunque, facciamo formazione in loco, quindi presso la scuola, facciamo formazione in InnovaLab se si vuole, quindi nel nostro laboratorio dove tutte le tecnologie sono sempre a disposizione dei docenti che, insomma, o delle scuole che vogliono fare una formazione attiva in SON, oppure facciamo formazione online. Questa può avere, diciamo, un carattere sia diretto, quindi semplicemente trasmissiva attraverso dei webinar, delle piattaforme di videocondivisione, oppure può avvenire con il formatore a distanza, ma utilizzando prodotti reali in possesso della scuola, oppure che possono essere noleggiati. Forniamo combinazioni anche di corso, di formazione certificata, più noleggio del materiale, assolutamente, sempre. Prego. Vi ricordo che abbiamo tantissime risorse a disposizione, ne trovate molte nel blog Innovation for Education, anche di approfondimento proprio su tematiche particolari, su come igienizzare i mattoncini, ad esempio, su come stimolare la fiducia di sé da parte dei ragazzi più timidi, su come stimolare l'inclusione, ad esempio, di genere, e così via. Le trovate sul blog. Avanti. Poi vi ricordo che stiamo lavorando praticamente full time al catalogo 2022 che arriverà diciamo a fine mese, tra fine mese e inizi di ottobre in tutte le scuole, ma se ne volete una copia personale per voi come docenti potete richiederla in formato cartaceo, ovviamente vi arriverà compilando il form che trovate al link che vi si apre se cliccate su questa slide, non adesso ovviamente che stiamo utilizzando il nostro schermo, ma non appena vi invieremo la presentazione. Avete domande adesso? Allora adesso chiederei a Paolo di attivarsi il microfono e se ha raccolto delle domande, leggermele, io rispondo. Il Innovalab è bellissimo, ma ha delle pareti delle case ottocentesche praticamente. Quindi, allora, grazie per chi ci ha ringraziato. Corsi con gli esperti possono essere proposti anche nella scuola dell'infanzia, eventualmente interessate? Certo, ne ho fatti di bellissimi nelle scuole dell'infanzia, forse quelli che mi hanno emozionato di più. Quindi è assolutamente un'opportunità che apriamo. Poi, qual è il costo del set base? Di Spike Essential, immagino, perché allora, premessa, i corsi hanno costi completamente diversi a seconda che siano in presenza, a distanza, che durino 2 ore o durino 2 giorni, insomma, ovviamente lì va fatta una valutazione da parte della scuola. Ci può anche essere dato un budget da parte della scuola, ho 1.000 euro, devo fare questo e viene fatto, oppure possono essere cuciti, insomma, insieme in base alle esigenze.
Per quanto riguarda il set, invece, io in questo momento non ho il gestionale aperto, non me lo ricordo a memoria. Paolo, se mi assisti e me lo scrivi, rispondo io sul costo del set di Spike Essential, per favore. Grazie a voi, grazie per la pazienza soprattutto. Cosa molto importante, il costo, adesso ve lo dico, basta che mi arrivi. Allora, la formazione è inclusa nel pacchetto acquisto Spike Prime o si chiede a parte? In tal caso a pagamento su Sofia? La formazione si può chiedere a parte. È inclusa una formazione di base per i kit multipli d'acquisto, quindi non per l'acquisto di un set, ma per i set tipo per la mezza classe o per la classe. È dettagliata questa cosa sul catalogo comunque. Per quanto riguarda la formazione, ecco i costi. Per quanto riguarda il noleggio, è una possibilità che viene fatta per alcuni progetti appunto di formazione corposi, può essere attivata, basta chiederci una quotazione personalizzata ed è una delle possibilità che possiamo offrire. Come vedete, questo è un prezzo, attenzione, che è un prezzo IVATO, quindi IVA inclusa. 372 vuol dire IVA inclusa ed è il prezzo per il set, diciamo, singolo. Ok, non mi pare che, cioè, mi pare che le domande, diciamo, grosse siano di fatto state esaurite. No, ce ne sono ancora. Grazie, 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 vedo. Dovremmo aver risposto a tutte le domande. Vi chiedo ancora scusa per i problemi tecnici occorsi oggi. Per chi ci segue da un po', sapete che non è nostra abitudine, insomma, avere queste difficoltà. Purtroppo capita, nel bello della diretta. Vi invieremo comunque le slide e la registrazione di quanto avete visto, insomma, al più presto. Anzi, lo facciamo, mi prendo già l'impegno, quindi per chi mi sente, domani vi sarà inviato tutto, in modo che possiate fruirne al meglio. E mi rendo disponibile per fare un nuovo corso, al più presto, insomma, nel giro magari di un paio di settimane di approfondimento, se ne sentite la richiesta. Quindi magari mandateci un messaggino, scriveteci se volete un ulteriore approfondimento sul set, siamo sempre a vostra disposizione. In generale, comunque, avete tutti i nostri contatti. Vi ricordo in particolare il gruppo STEM, che è molto interessante in questo periodo da seguire, perché ci sono moltissimi insegnanti che parlano appunto di STEM. Gruppo Facebook e il gruppo Facebook dedicato alle attività didattiche con Lego Education. Entrambi sono linkati nelle slide che vi proporremo, che vi invieremo domani e spero, insomma, che possano essere un bel punto di incontro con tanti altri docenti, insomma, sempre a vostra disposizione. Vi ringrazio ancora per la pazienza, vi chiedo ancora scusa per le difficoltà, ma soprattutto spero che un po' vi siate riusciti ad emozionare con me. Insomma, rimanete connessi, continuiamo a far battere insieme i nostri cuori a forma di mattoncino. Ciao!